Buon dia a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Frismas with the Coach. Oggi andiamo a trovare, oltre ad avere un bellissimo maglione green screen che evidenzia la scritta, tutto studiato a tavolino, ovviamente, così posso farlo. Ciancia le bande, oggi andiamo a vedere un gioco che mi ha suggerito Alex Cutting del gruppo dei Mangia Avventure, che ringrazio. Quindi è un'avventura grafica ispirata abbastanza palesemente a Quest for Glory. Sto parlando di Heroine's Quest. Il countdown è già partito, quindi andiamo a vedere un po' com'è. Totalmente blind, e ringrazio ancora i Mangia Avventure e il blog di Alex Cutting per avermelo suggerito. Qua lo potete trovare su GOG, lo potete trovare su qualsiasi altra piattaforma. Andiamo a vedere. Localizzato in un po' di lingue, tra cui l'italiano. Grazie sentitamente. Via che si parte. Si nutre la linfa vitale degli uomini dannati, arrossa la dimora degli dei con sangue scarlatto. Neri raggi solari nell'estate a venire, il tempo inclemente. Vuoi sapere altro? No, grazie. Mettiamo un attimo il suono. Heroine's Quest, protagonista femminile, direi, un nuovo gioco, dal 2013, dal tuo nome alla tua eroina. Bene, può finire qui il gioco? No, devo trovare un nome intelligente. Un nome altisonante. Va bene, iniziamo il tutorial. Ho a disposizione tre classi differenti, ognuna col suo stile di gioco. E quindi alcuni enigmi cambiano, quindi dobbiamo scegliere se essere una guerriera, un'incantatrice, una ladra. Sì, andiamo di forza bruta. Ok. Quindi, possiamo aumentare agilità, robustezza, forza, maestria. Un po' più robusto. Ah no, voglio imparare a scalare, grazie. Ah no, allora devo... Lo so già fare. Mamma mia, che costo. Vai, Valchiria. Indietro. Indietro per proseguire. Sotto l'occhio instancabile di Odino. Una viandante solitaria fronte al gelo andando incontro al suo destino. La rima è voluta. Ehi, ma qua manca l'orgo del Mangia Avventure. Ora possiamo proseguire. Da un freddo becco. Quanta pixel art, ragazzi. E op. Ok. Tempus deficit. Bene, e abbiamo già finita qua. Perfetto. Ehi, guarda, dietro di te un troll a due teste. The stranger will be dead by now. We knocked her out cold. And then we left her for to die. To turn to stone.
in the daylight. No, yeah. You did what? We did a fine job. Are you not pleased, master? Insufferable fools! Do you realize that humans do? I told you humans do not turn to stone. Certo. It was not. You said it first. You are such a liar. How dare you? A liar. Shut up. Vabbè. Tagliamo un po' perché tempus deficit. Andiamo un po' il gameplay. You are awake, more or less. My head feels like it was struck by a thunder. At least you are warm. My husband found you outside in the snow. This is not a good winter. So it would appear. Già. Thank you for taking me here. No need for that. Then please tell me your name. Ervor. Ciao, Ervor. Here, I live here with my husband Roland and our son Jaime. Are you the guildmaster? Sir? No. Pomeriggio. Is there something you need of the guild? Are there other adventurers here? None, save yourself. Where did Bella Gilda. He had to leave town. I know not what. I believe he traveled east. Qua mitologia norrena. Oh, grazie. L'abbiamo già cliccata. Allora, ok, ho capito un po' cosa sono. Perfetto. Ok. Bello. Duck. Quack quack. Scudato. Tanto mi sto stancando per qualche ragione. Ok. Do not forget that you can run away from most enemies. That is enough training, as you wish. What Fornsigtuna? Fornsigtuna. Quasi come gli Eyjafjallajökull cool. Ok. Pozione di cura. Ok, per ora no. E probabilmente è vero. Ecco. Bene. Quindi dobbiamo anche mangiare. Ok. Ma che dia... Ah, cliccando qua cambiano le azioni, tipo quelle CR, no? Cammina, guarda. Una grossa testa. Un lupo e un incrocio tra un lupo e un drago. Sono finte. Quindi qua ci sono i task da fare. Corriere per consegnare una lettera. Taverna di Sleipnir. Della landa dell'isolato del Kfnir. Mistico Ariurvandel.
Ok. Fino al Fimbulwinter. Ok, ne abbiamo un po' di roba da fare, eh. Peggio, qua è peggio di Facebook, eh? Pieno di troll. Beh, andiamo a fare una bella passeggiata, va? Abbiamo 3 minuti. Siamo nell'epoca dei vichinghi, gli audiolibri non sono stati inventati, ma i Laser Raptor sì. Ah, devo andare di qua. Texas Splendor Laser Raptor. Ciao bambino, ora ti malmeno. La sinistra apparirà un'icona. Ok. Imparare a sopravvivere in questo territorio ostile. E sembra che è appena uscito da un parrucchiere. Andremo a vedere le informazioni più tardi. Dai, voglio andare a malmenare. A malmenare delle povere... Oddio, il mago Merlino! È buono vedere che hai fatto la nostra città, che stai vedendo ora. Il Jarl della città vuole... Potremmo cortesemente mangiare qualcosa, così. Abbiamo 1 minuto e 20 di tempo per mangiare. Più o meno come la pausa pranzo media del... media. Andiamo a vedere di qua, va? Ok, qua è dove sono finito prima. Non si va da nessuna parte. Nemmeno qua, né? Allora andiamo giù. Inizia ad avere un po' di freddo. Per essere degli eroi siamo abbastanza fragili, come è giusto che sia. E così finisce questa nostra avventura. Allora, capiamoci, è un'avventura grafica ed è un RPG, quindi ci vuole il suo tempo per godersela questa. Bella anche l'idea dei bisogni, fa bisogni che ci si dimentica sempre durante i videogiochi, ma sono... parte integrante della vita, no? Aver fame, aver sonno, aver freddo e tutto il resto. Quindi è una interessante meccanica. Torniamo verso la città a scaldarci. E a non mangiare, come al solito. Io direi che questo gioco lo affronteremo magari con la doppio complemento oggetto più avanti. Rientriamo qua, così almeno non muore di freddo, almeno sono sollevata. Adesso abbiamo solo fame, perfetto. Quindi possiamo abbandonarlo in questo momento del bisogno. Vi piace questa serie? Vi piace questo gioco? Vi piace qualsiasi quello che volete condividere, qualsiasi cosa volete condividere con me? Fatemelo sapere nei commenti, fate subscribe,
like al video se vi va, e ci vediamo con una nuova puntata di Frismas with the Coach. Io ringrazio ancora Mangia Avventura e Alex Cutting per questo suggerimento, che potrei magari portare in una run più lunga. Però, se volete provarlo anche voi, come avventura grafica, si vede che c'è una bella qualità dietro ed è molto ragionata, quindi ve lo consiglio. Il vostro buon coach vi saluta e vi rimanda a un prossimo video. A presto!